È una coppia formidabile, quella formata da Antonio Sanfilippo e Carla Cardi. Schivo e silenzioso lui, piena di vita e di energia lei. I due sono stati uniti dalla passione per l'arte. Come si legge nei carteggi scambiati all'epoca del fidanzamento, è per entrambi un modo di essere, un modo di esprimersi ed un lavoro costante e quotidiano. Oggi Antonio Sanfilippo è autore ancor poco noto, che la critica dall'anno della prematura morte nel 1980 ha da poco riscoperto, accertando il suo ruolo di punta tra gli iniziatori della pittura di puro segno. Carla Cardi è invece amata dalla critica e dal pubblico, ha raggiunto fama e riconoscimenti mondiali e oggi è definita dalla critica la signora dell'astrattismo. La sua è stata una vita piena e movimentata, di nascita borghese, di scelta, almeno per i primi anni di vita, bohemien. Unica donna in mezzo ad un gruppo di soli uomini, impegnata socialmente e politicamente al fianco delle femministe e dedita per una vita ad un'arte che ella stessa ha definito non una sostituzione della vita, ma un passatempo squisitamente intellettuale di alta qualità. I due sono siciliani di nascita. Lui nasce nel 1923 a Partanna, in provincia di Trapani. Lei un anno dopo nello stesso capoluogo. Si incontrano a Palermo, dove studiano all'Accademia, e in seguito si trasferiscono a Firenze, dove i loro mentori, Felice Carena e Giovanni Rosone, li avvicinano al neocubismo di matrice picassiana, che allora dominava la scena. Né a Carla né ad Antonio questa cosa interessa. E con la mente e con lo spirito artistico erano proiettate verso l'Europa ed in particolare verso le avanguardie storiche francesi. Alla fine degli anni 40, sempre assieme, si trasferiscono a Roma, dove si introducono in un milieu vivacissimo di giovani artisti, registi, scrittori, accomunati dalla voglia di fare, di dibattere e di sperimentare. E con alcuni di loro, ovvero Giulio Turcato, Pietro Consagra e Ugo Attardi, che nel 1946 si recano a Parigi, dove, affamati di vita e di novità, esplorano musei e gallerie. Tornati in Italia, iniziano a lavorare sempre più con il segno, generato da un impulso che trova solo nel gesto il suo sbocco naturale. Lei in particolare, al rientro, in patria, è ancora carica di energia, sprigionata dalle visioni primordiali e dai segni arcaici, ammirati al Museo dell'Homme, a posteriori considerati fondamentali per lo sviluppo del suo linguaggio. L'anno successivo, inserendosi nel dibattito figurativo-astratto che accende l'arte italiana, Accardi e Sanfilippo fondono con Ugo Attardi, Pietro Consagra, Piero Dorazio, Mino Guerrini, Achille Perilli e Giulio Turcato il gruppo Forma. Il movimento si fonda sul rifiuto dell'assunto, secondo il quale l'impegno e ideali politici debbano tradursi letteralmente nell'operare creativo e sostiene la liberazione delle necessità e delle pulsioni artistiche. Nei primi anni 50 sia Accardi che Sanfilippo iniziano ad usare il segno come automatismo e mai come sfogo dell'inconscio, in maniera sistematica e compiuta. Definitivamente ogni prospettiva e ogni mimetismo spariscono e le loro tele si popolano di un linguaggio geroglifico, non corsivo, che lascia spazio solo all'immagine astratta e primaria. In uno scritto dell'epoca, Sanfilippo sosteneva che il segno è l'elemento essenziale dell'espressione
il primo grado di una forma, l'articolazione di un linguaggio. Per l'opera di entrambi gli artisti, i segni si qualificano come segni-immagini o, come dirà lo stesso San Filippo, come organismi-forma. Privi di significati presi singolarmente, essi assumono la funzione, se accostati, di formazione delle immagini. Mi servo quasi esclusivamente di segni grafici, posti sulla superficie con molta immediatezza e rapidità, e tali da formare un insieme non arbitrario o casuale, ma conseguente ad un determinato ragionamento formale. La forma viene così determinata dal complesso variamente raggruppato dei segni, che nei miei quadri hanno una grande variazione. Proprio a questo decennio di sperimentazione appartiene l'opera di San Filippo, presente nella collezione di Arte TV. Si tratta di una tempera su tela del 1956. La superficie della tela è ricoperta di segni minuti, dipinti con un tratto ora spesso, ora leggero, nelle diverse gradazioni, che vanno da un marrone più chiaro ad uno più scuro, fino a diventare nero. L'opera trova il suo centro focale in quell'unico agglomerato di tratti rossi, che risaltano come fossero il cuore della composizione. L'osservatore, guardando l'opera da una certa distanza, è portato a percepire uno sfondo avorio sul quale fluttuano i segni. In realtà, a guardarla da vicino, si coglie un lavoro più ricercato, dove l'avorio è allo stesso tempo sfondo e segno che spesso si impone sulle pennellate già date. Le completa, ne smussa gli angoli, le cancella in parte. Si perde dunque la differenza tra fondo e superficie. I segni si confondono e si sovrappongono, andando a formare una trama che sembra voler superare i confini della tela. Talvolta il rapporto tra chiaro e scuro diviene contrasto, dall'altra il primo diventa complemento del secondo. Il gesto è denso e rapido, ma nulla ha a che vedere con l'accanimento emotivo dell'action painting. Rimanendo invece composto e controllato, il tratto di San Filippo mira alla ricerca di una forma pienamente autorappresentativa. Nello stesso periodo Carla Cardi stava portando avanti le sue sperimentazioni sul bianco e nero, di certo risentendo dell'influsso dell'opera del marito. Tuttavia, se in Cardi il rapporto tra i due colori significa contrasto e mira a creare effetti di luce e trasparenza, al contrario il tratto di San Filippo è materico e massiccio. Cardi abbandona la drammaticità del bianco e nero in pochi anni e il colore diventa luogo di energia e di umanità. Desidero proporre una soluzione vitalistica al problema esistenziale, dirà l'artista. I miei dipinti provengono da un costante lavoro, volto all'indicazione di una possibile comprensione, accettazione delle condizioni dell'uomo nel mondo moderno. Non solo quelle delle scoperte cosmiche, ma anche l'altro dell'emancipazione individuale dalle vecchie e inattuali certezze del ritrovamento dei rapporti tra individui e comportamento autonomo e reciproco. La tela di Carla Cardi da noi proposta è Blu Viola, del 1961. La pittrice siciliana ha dunque da poco ritrovato il colore e con le tempere alla caseina mira a far acquisire al quadro i valori di luminosità e trasparenza che avrebbe più letteralmente raggiunto negli anni successivi, dipingendo sulla plastica sicofoil. Cardi dipinge senza il supporto del cavalletto, ma accovacciata sul pavimento, secondo lunghi tempi di realizzazione e seguendo passivamente e attivamente le vibrazioni artistiche. Il segno così composto e pensato assume valori di fluidità e dinamismo contro la fissità dei precedenti bianconeri e diventa sinonimo dell'impulso vitale e del divenire umano. Lo spettatore, di fronte ad esso, vivrà uno straniamento empatico, dato dalla stimolazione ambigua e indefinita. Thank you.
Si tratta dunque di due lavori preziosi, testimonianza di nuove esplorazioni nell'ambito dell'arte informale scenica. Il raffronto tra le due tele risulta difficile se si considerano i 5 anni che separano alla loro produzione. Purtuttavia, i due quadri si propongono come momenti conseguenziali dell'elaborazione di uno stesso linguaggio. Il primo, quello di San Filippo, è giocato su pochi colori, stesi con pennellate dense e pastose. Il secondo, quello di Accardi, luminoso e coloratissimo, presenta al contrario una texture liscissima. In entrambi è vivo il brulichio della vita e appare il tema del tempo, che se nella tela di San Filippo si concretizza nello stratificarsi dei gesti e segni, nella tela di Accardi si ritrova nella fluidità dei gesti che scorrono l'uno dopo l'altro.